Il contest Etica Sportiva e Fair Play premia ancora una volta le scuole della provincia di Arezzo, consegnando le borse di studio destinate agli alunni delle classi elementari e medie che si sono distinti con il loro impegno sportivo, oppure dando vita ad elaborati con cui raccontare i valori fondanti dello sport. La settima edizione della premiazione si è svolta nella Sala dei Grandi della provincia di Arezzo. In questa sede il verdetto della giuria ha assegnato il primo posto in classifica del premio Studio e Sport a Sofia Lucugnani, Liceo Scientifico Linguistico Redi di Arezzo, studentessa che pratica atletica leggera. A lei è riservato un posto speciale il prossimo 13 luglio a Castiglion Fiorentino sul palco della 20ª edizione del Premio Internazionale Fair Play Menarini e in più la partecipazione ad uno stage presso il Centro Sportivo delle Fiamme Gialle a Castel Porziano. Noi sono 7 anni che siamo impegnati con il mondo della scuola, perché organizzando il Premio Fair Play non potevamo non pensare alle nuove generazioni, perché proprio da loro che deve arrivare un segno tangibile e un messaggio molto forte, e soprattutto anche per cercare di capire quali sono poi i punti deboli e i valori che i ragazzi hanno bisogno per poter intraprendere una vita corretta e leale. Le scuole elementari hanno presentato elaborati di classe, quindi elaborati di gruppo, le scuole medie si sono espresse soprattutto in temi e ricerche particolari, mentre i ragazzi delle superiori hanno svolto lavori individuali. Ad arricchire la 7ª edizione di Etica Sportiva e Fair Play, una nuova categoria, quella del Social Contest, l'essenza del Fair Play, che ha cercato di stimolare lo sport anche attraverso i nuovi media del web. Primo classificato Andrea Felicioni, del liceo Piero della Francesca di Arezzo. Da quest'anno c'è una novità, abbiamo istituito il contest, l'essenza del Fair Play, rivolto soprattutto ai ragazzi che frequentano gli istituti artistici, perché saranno lavori che verranno proiettati e divulgati nei nostri social network, perché parlare di fair play oggi vuol dire ampliare la visuale, ampliare la visione di quello che è anche la comunicazione, e i social c'entrano molto.